Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Questo video non è la corsa tra la coccinella e questo elicottero, ma si tratta di come vola un elicottero e come vola un quadricottero. Qual è la differenza e perché secondo me se uno si sta allenando con un quadricottero un principiante dovrebbe passare prima a un simulatore e poi a un elicottero. Un quadricottero, quando spostate lo stick in avanti, lui si muove in avanti, si inclina, e quando invece tornate indietro in mezzo, lui torna in mezzo. Ok? Questo così. Questo si traduce in questo movimento. Tornate in mezzo, torna dritto, parallelo alla terra, però la cinetica che ha causato il suo movimento iniziale continua a trascinarlo in avanti, però ti rimane così. Invece un elicottero, voi spingete lo stick in avanti, lui va in avanti, mollate lo stick in mezzo e lui continua ad andare avanti. Per farlo orizzontare alla terra dovete contrastare il movimento in giù. Questa differenza si nota probabilmente poco, diciamo, con questa dimostrazione, però è molto importante perché vi lascia sorpresi al momento e potrebbe anche essere difficile da gestire per un principiante. Perciò vi consiglio di passare prima a un simulatore che vi salva da un eventuale crash che qua si traduce in una rottura di magari una elica, qua sicuramente danneggia tante altre cose, anche se questo è piccolo. Se vi piace questo video vi prego di cliccare sul tasto mi piace. Se avete dei commenti, delle domande potete lasciarle come al solito giù e vi rispondo appena possibile. E se non siete ancora iscritti a questo canale potete cliccare qua sul tasto iscriviti per iscrivervi e seguire il canale. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine. Ciao e alla prossima.